Sì, arrivo. È arrivato il regista Christopher Serenti. Incapaci, insufficienti e guasti. Non è questione di aver studiato la parte, avere delle belle luci in faccia, un bel trucco fisico da modelli. E che parliamoci chiaro, ragazzi. Ci sono al mondo persone che hanno talento e persone che sono completamente inutili. Anche quel cazzo di Faretto su questo set può essere più utile di voi. Ma che cos'è sta roba? Cos'è sto schifo? Voi non riuscite mai a entrare nella vostra parte perché non siete neanche le parte. E adesso tu, vai a chiamare questa cazzo di costumista che faccio sembrare che ci sembri un minimo di decenza qua dentro. Non l'hai fatto così. Non so cosa dirti. Ma che li prende? Boh, non lo so. Ma che mi prende? Ma che mi prende? Ma voi il copione lo studiate? Il vostro cazzo di copione almeno lo leggete! E guardatemi in faccia quando vi parlo! Questo è il copione, voi non lo sarete mai! Le vedete queste luci, queste camere, questo bel set? Per voi cos'è un film? Voi state facendo un film! In realtà non state facendo un cazzo! Questa è una perdita di tempo! Non me ne frega un cazzo di cosa volete diventare! Se volete in Svizzera, ippocampi, cavalli che volano, o addirittura unicorni! Mettetevi bene tutti quanti chiaro una cosa e mettetela in testa! Da qui non si esce fin quando non finiamo di girare! E allora tutti in posizione, cazzo! Motore, ciak, azione. Ti ricordo che questo è il mio ufficio. Che cosa ci fai qui? Sai, quando ero piccolo mi hanno insegnato che la benevolenza in tutto ciò che fai è la carità dell'avvenire e che siamo tutti fratelli, il cui unico vero scopo della vita è rinunciare alla vanità. Vuoi fare il missionario? Accomodati. Vuoi fare il regista invece? Fai quello che ti dico io. Ah, e così adesso mi insegna a fare il mio mestiere. Fammi capire come funziona allora. Vedi, la produzione è un tantino in ritardo. E ogni singolo giorno che passa sono soldi che escono dalle mie tasche, non dalle tue. Forse per me questo cazzo di film senza un inizio, una fine, senza un bel niente dentro, non andrebbe nemmeno proiettato nelle sale d'oratorio, va bene? E meno male, non dipende da te, regista. Io voglio che il reale silenzio, il mio film, veda la luce. Io voglio usare. Guarda che ho fatto, la veste del male. Conflitto, voglio dare un'arma giovedì. Avevano un cuore, avevano un'anima, come se fossero vive, ed erano speciali. Dicevano alla gente quello che voleva sentirsi dire e li faceva sognare. Invece, sai cos'è per me questo? Sai per me questo film che cos'è? Prendi un'arma, tagliale le corde e falla suonare. Un bel niente! Regista? Sì, signor produttore. Ricorda che noi siamo la tua banca e se vuoi indebitarti con le vere banche, fai pure. Vedremo in quanti anni riuscirai a ripagare il tuo debito. Ti ricordo che io faccio cinema, non stacco i piedi. Thank you.
freddo qua fuori. Così svestito rischi di ammalarti, poi chi dirigerà il film? Io comunque volevo scusarmi per il comportamento di questa mattina. È solo che non è nelle mie corde. Io ti conosco da tanto tempo. E anche se mi occupo solo dei costumi, vorrei farti una domanda. Tu ti senti un regista? Beh, sì. E non basta questo per dire agli altri cosa fai della tua arte? Tutte le opere in concorso e vi comunico che siamo finalmente arrivati alla premiazione di questo settimo festival Tutti sotto un unico cielo. Il premio Pagoda d'Oro va a Serena Rubini con The Voice. Questo premio del tutto inaspettato. Certamente non posso esimermi dal citare i miei primi supporter, ovvero la mia famiglia, gli amici, le persone che ho conosciuto lungo questo percorso e il produttore che ha creduto in questo progetto fermamente. Naturalmente ringrazio gli stessi colleghi che questa sera sono qui con me e che hanno condiviso l'attesa e il fermento di questa serata. Grazie a tutti. Lei è Christopher Sorrenti, il regista di Il Reale Silenzio. Ma lei è... Essere un grande produttore è come essere un regista. Entrambi si sta dietro le quinte. Lasci perdere chi sono io. Lei sa cos'è un film? Un film non è un movimento, ma è impressione di un movimento. È una cascata di luce su uno schermo perpendicolare nel buio. Questa sera non mi ha colpito il movimento, lo schermo. E nemmeno il buio, ma ho intravisto la sua luce e mi ha impressionato. Che cosa vuole dire con questo? Si chiama libertà d'espressione. Non pensi di chiamarmi, lo faccio e basta. Fa ancora freddo, è bene coprirsi. Grazie.